Bella gente, oggi siamo qua in questo nuovissimo video. Oggi siamo nella Warcraft 2 col buon Jack invisibile. Ciao amici! È quello lì, quell'armatura che vedete cammina. L'invisibilità incredibile. E per fortuna si vede l'armatura, almeno posso tenermi il mantello che sono troppo abituato. Vabbè, oggi siamo qua. Siamo a lui col martellone mega galattico, ma siamo qua per fare qualcosa di diverso, di particolare, che ancora in questa Warcraft non si è visto. Parliamo della farm di villager. Tieni il Allora, ah, pane. grazie, non sono io il villager però. Non so. Va No, non è bene. un invito a riprodurti con me, va bene così. Non, io però, signor Nico, io devo fare uno scambio con lei. Ah sì? Ok. Io voglio Gunther e un Chocobo. Ok, ah, capito cosa intende. Allora, sì, perché ci siamo messi d'accordo, dato che io ho delle Netherstar a profusione che non so cosa farmene. E lui ancora non si è fatto le robe per buildare, io gli ho creato per lui Oddio. il bacchetto necessario per buildare, cioè la Wanda, e in cambio Ok. voglio Gunther, cioè un pinguino, Ah, quello che è per nella fattoria. chi non capisce il riferimento si deve vergognare di esistere, e un ciocobo nero che non ho ancora. Ok. A lei la questione. Ma Lega il salvanda. nome. Il ba. Beh, il buildatecco. Direi che ha azzeccato. Direi che ha azzeccato. Abbastanza, esatto. Dopo il battecco galattico dell'ultimo episodio è straazzeccato. Il buildatecco è interessante, dai. Ora usa la Wanda. Vedi? Oh, bello. Sì, Gunther! ecco. Ecco Gunther. Questa è la tua nuova casa. Verso là si trova un villaggio che è generato naturalmente, da cui prenderemo i villager. Però, secondo me è carino farlo anche lì vicino alla farm di villager. Che ne Ma in pensi? realtà potremmo farlo anche dentro il villaggio tranquillamente, basta smontare le porte. Eccoci Solo perché qua. non può. Villaggio! Eccolo, Ma ok. l'hai già lootato male No, o? c'è passato il mondo di qui, quindi probabilmente se va Ok. bene ci Sai che troviamo. mi sa che ci sono passato anch'io per registrare una parte di un video brutto? Allora, quello è il tuo. Allora, dov'è la tipa della patata di prima? Dove ho Ciao messo la barca? signorina. Dov'è la barca? Ciao signorina. Ok, la mia è dentro. Che il discorso sta diventando sempre più contorto. Ecco, io i villager è un odio amore No, va, perché io non c'è mai stato amore, guarda, davvero. li Attento a non odio e cadere in basta. qualche buco strano. Ok. E andiamo direttamente in acqua. Olè. Vai, ok, sto arrivando, sto arrivando. I'm coming Io ci home, sono, I'm ci sono. coming home. Lì nel Vogliamo farla mezzo dove delle c'è quell'albero due di merda? No, è un bordello farla dove. Sì, farlo salire, partoriamo prima. Se la facciamo qui in mezzo al mare, qui proprio qui dove siamo adesso. Io direi di no. Ok. Io direi lì dove c'è questa palma. Qui non dovrebbero passarci. O sì? Sì, credo di sì, però io me ne frego perché adesso tanto chiudo. Ok, Allora, chiudiamoli chiusa, e chi chiusa. si è visto si è visto. Ok. Perfetto, i villager sono qua dentro, non I moriranno villager sono mai. qua, per adesso non moriranno, almeno per adesso. Bravo che ci hai messo la torciame. E io alzo di un altro blocco Aspetta, questo perché no! altrimenti sto bene. Ah, porca troia, Ok. scusami. Per adesso i villager sono safe. E dobbiamo iniziare a costruire La la struttura. questione. Io di solito apro un pochetto perché è più comodo. Allora, hai il vetro alla mano, devi lasciare un 3x3 centrale. Ok, allora prendo E ci tutto il fai vetro. il cubo attorno. Lasciamo un angolo. Penso che questo sarebbe meglio, perché da qui ci sarà il metodo di estrazione, ovviamente. Adesso non abbiamo scale, ma diciamo che ci attrezziamo in maniera diversa. Lì ci staranno i villager. Certo, e attorno allora immagino che ci saranno dei blocchi per chiuderli. Poi qui, qui ce n'è un'altra, adesso le metto le altre. Piazza, 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 piazza. Posso scappare, quindi ho sbagliato le proporzioni di qualcosa. Secondo me dobbiamo alzare un altro piano il vetro. Intanto vado a prendere delle rotaie nella casa là del coso. Piazzo giusto la Waystone perché voglio tipparmi senza dover. Vai, vai, vai. Allora, quindi Senza. ragazzi, qua ci sarà la Waystone del farm di villager. Vabbè, per il momento. Guardi villager, sì. Allora, la fence è qui e qui c'è un cancello che non riesco a piazzare per qualche motivo sul vetro. No, è proprio il vetro che mi sta dando. Ah, è vero, beh, devo metterci il blocco, altrimenti grazie al cazzo che non lo piazzo. Mi sono molto sicuro che debba essere aperto, perché tanto è per metterci in mezzo l'acqua. Perché Ok, e quindi l'acqua sta lì. in questo modo, dato che ho finito le slab,
Però vedi che, no, vedi che non riesco ad uscire. Non riesco ad evadere. Aspetti, no, chiudo qua. Ok, qui dentro non dobbiamo più cascarci. Perché i villager piccoli cascano perché sono piccoli e nani. Esatto, invece esatto. Quelli grandi sono storti. No. E noi gli pianteremo una slab nel cervello con il pistone, ok. Con il pistoncino, perché così non si potranno muovere. Tu potrai droppargli le patate in te, in faccia, e loro sono tranquilli lo stesso. Vabbè, allora, con la barca li trasportiamo su e buona. Ah, non credo. Che poi serve il minecart, che non abbiamo il ferro. Allora, fammi una roba, torno a casa, piglio la roba. Allora, vai di rotta. No, non così, non in questo modo, ma in questo modo qua dovrebbe andar bene. Così. Arrivo, metto una rotaia pure lì sotto. Allora, carissimo. Oh, guarda com'è, com'è bravo sto ragazzo. Lei guarda, vai su. Va di su. Come lo chiamiamo? Lui è bravo. No, pezzo di merda, pezzo di merda, no, questo... pezzo di merda. No, non l'ho intesa. Bravo. Oh, è entrato, okay, ragazzi. Ok, il primo l'abbiamo infilato. Ok, il Minecraft, pazienza. Qua c'è un baby zombie che uccido. No, bene. ce l'ho in mano. Il ah, ok. Ora cerco di mettere pure quell'altra. Allora, signorina. Aspetta, l'ho mandato. Ok, così. No, Pina, fai la brava Pina. Non farla troppo. Preferisco le querce, lo dico. Allora, cade giù. Si infili dentro. Ok, brava Pina. Mi di il pistone. Il pistone lo vado a prendere no, subito. No, vabbè, è di sotto, hai ragione. Ok. Ah, tanto di lì non possono uscire. Ora dobbiamo incastrare, ragazzi. Allora, glielo lascio Fantossi fare... e Pina dentro. Il sistemino gliel'ho già fatto. Ok. Vedete? La slabetta a livello della testa. Lei deve mettere lì il pistoncino rivolto verso il blocco di vetro. Qui? Lì, su questo blocco, esatto. E attivarlo. Vediamo Pina incastrato. Oh. Vedi, così stanno fermi. E se tu gli lanci in testa le cose, loro le prendono e se le tirano in faccia e si riproducono. Ok, quindi dovrebbe funzionare semplicemente. Ora mancano le porte. Mancano le porte, è vero. Quindi aspetto a lanciargli anche le cose. Sì, sì. Adesso dobbiamo salire di un paio di blocchi, metterci sopra, ed è importante che usiamo solo il vetro. Ok, e in questo modo sono chiusi completamente. Okay. Facciamo un altro piano e qui servirebbe... No, questo no. Qui servirebbe tipo un blocco di glowstone o di qualcosa che brilla. Blocco di... Ho una torcia, vai, ok. No, lo vado a recuperare. Meglio un blocco perché poi ci sovrabuildiamo della roba. Sì. E poi sopra ci mettiamo sempre un blocchetto di vetro. Ce l'hai le porte? No, vado a casa. Vado a prendere, un po' ne posso craftare. Dovrei riuscire a farne 6. Te vieni qui, gli sassi le patate in bocca. Allora, momento fatidico. Patate. Ma ci vuole un po'. Carote, patate. Allora, le hanno preso, questo è già tanto. In teoria adesso... Però io non vedo. Ok, si guardano. Stanno guardando, è vero. Ok, ho visto lanciarsi qualcosa perché c'erano delle bollicine. Eccole. Se le lanciano, attenzione. Allontanati un po'. Lontanarsi dalla linea di Pina. Bentornati ragazzi, ci siamo sempre qua. Siamo nella farm di villager che è alle mie spalle. Come vedete sono in felpa perché ragazzi inizia a essere freddo. È cominciata la scuola, quindi sono passati un po' di giorni dall'ultima clip con il buon Jack che purtroppo oggi non è presente. Questa è la farm di villager e dovrebbe funzionare. Comunque vi faccio vedere nel prossimo episodio effettivamente se funziona, se c'è qualche villager o qualcosa del genere. E mi impegnerò nel fare anche il percorso per teletrasportare i villager nelle zone in cui in sostanza mi servono, tramite Nether probabilmente. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale, commentare, passate anche qua sotto in descrizione dove trovate i canali di tutti i membri della serie, tra cui Jack che era l'ospite del video di oggi. Trovate anche il gruppo Telegram, il link al profilo di Instagram e anche a quello di Twitch. Detto questo ragazzi, da Endernico è tutto, è bella!